Buongiorno a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi andremo a recensire un prodotto della KF Concept, ovvero un filtro ND variabile da 2 fino a 400, per poter andare a fare giochi di luce con la nostra reflex anche in pieno giorno. Andiamo a vederlo. Questo filtro è un filtro variabile che va da 2 a 400 e l'abbiamo scelto per il formato da 77 mm, ma è disponibile in tutte le versioni. La custodia ha già un'apertura magnetica molto carina. Si presenta con questa valigetta in pelle molto ben realizzata. Tirando questo cordino si estrae la lente che adesso è dentro la sua custodietta. Ed eccola qua. Ben costruita, molto bella, e tra l'altro molto carino il richiamo allo stesso colore del cavalletto, quindi accoppiati sono anche belli da vedere. La cosa che mi piace di più veramente è questo meccanismo della custodia, guardate che bello, che ci permette di portare con noi la lente, il filtro protetto da graffi, sporcizia e sempre in sicurezza. Come potete vedere, andando a ruotare diventa veramente veramente scuro fino a più chiaro. Una cosa che mi ha sorpreso di questo filtro ND, che su tanti altri filtri più economici che ho provato non accadeva, non fa l'effetto croce. Il problema di questi filtri è che normalmente quando si va a esagerare con l'ND verso il 400 tengono a fare una X nera in mezzo al fotogramma, invece con questo qui non avviene. È un rapporto fatti qualità prezzo ottimo. Anche la costruzione è in alluminio, la filettatura è in alluminio, non è in plastica, quindi dà un senso di solidità. E andiamo a montarlo sulla Canon e vediamo come si comporta. Eccoci con il nostro 2405, filettatura da 77 mm appunto. E vedete appunto come passa da molto chiaro a molto scuro. Anche da smontare, normalmente ogni volta che devo smontare un filtro ND impazzisco perché ruoto e faccio ruotare la parte sopra e non quella sotto. Qua ha un bel grip e permette di svitarlo comodamente, quindi anche da montare è facilissimo. Rispetto a altri filtri che ho avuto che erano impossibili da smontare, questo ruota veramente bene. Chi ha usato un polarizzatore o comunque dei filtri variabili appunto lo sa, ruotando si impazzisce. Inoltre presenta anche delle tacchettine Sul filtro che ci permettono di capire appunto quanto stiamo andando a scurire la nostra immagine. Proviamo a vedere appunto anche sull'immagine come cambia. Ho impostato degli ISO fissi a 800, f4 un cinquantesimo, adesso siamo a ND2 e andando a ruotare guardate come diventa sempre più scuro fino a diventare completamente buio. Ma fatto ad esempio sulle cascate, sulle macchine che passano eccetera, ci permette anche in pieno giorno di fare quell'effetto scia a lunga esposizione che senza un filtro ND sarebbe impossibile. Infatti quell'effetto scia di giorno usando 30 secondi brucierebbe tutto e potremmo ottenerlo soltanto di notte. Invece grazie a questi filtri possiamo creare composizioni e giochi di luce in qualsiasi orario del giorno. Un'altra cosa che apprezzo molto su questa lente, che comunque è un 24 quindi è abbastanza grandangolare, Non subisce nessuna vignettatura. Io sto vedendo l'immagine a campo pieno sul display della Canon e ai bordi non vedo nessuna vignettatura né a ND2 né a 400. È sicuramente un fattore determinante nella scelta della qualità di un filtro. Il filtro non deve abbattere la nitidezza, non deve creare vignettatura. Chiaramente sul mercato esistono filtri di qualità migliore ma a prezzi chiaramente più alti. I filtri AND singolo e non variabile hanno sicuramente una qualità migliore, però per un rapporto qualità-prezzo che può fornire un filtro variabile di questo tipo e con il prezzo comunque contenuto che ha commisurato a lenti come Hoya o altri produttori di questo genere, il prezzo è veramente interessante. Se si hanno appunto non pretese professionali e per un uso amatoriale è sicuramente di altissimo livello rispetto a tanti altri filtri più economici che si trovano su Amazon. Quindi rapporto qualità-prezzo assolutamente approvato.